Sì, buonasera, qui dall'oratorio di Allumiere, la sala dell'oratorio è veramente gremita per questa assemblea che è stata chiamata, convocata dal comune di Allumiere, appunto per dire no, come sapete, al progetto di mega discarica che dovrebbe essere realizzato nella zona del campo chimico, quindi al confine tra i comuni di Allumiere, Civitavecchia e Tarquinia. Il primo dato da rilevare, insomma, su questa assemblea è la straordinaria partecipazione delle persone, circa 400-500 persone all'interno, ma altre 100-200 fuori, insomma, che non sono riuscite ad entrare. Quindi questo è probabilmente per il momento l'elemento più significativo. Quanto ai contenuti degli interventi che si sono succeduti all'interno, la rappresentanza della provincia è piuttosto folta, diversi assessori e consiglieri provinciali, ma anche presenze della regione da parte del centro-sinistra regionale, presenze anche di deputati del Partito Democratico, nello specifico l'onorevole Tidei, presenti anche per il comune di Civitavecchia il solo assessore all'ambiente Leonardo Roscioni. Diciamo un po' alla posizione un po' defilata del comune di Civitavecchia è stata messa in effetti in evidenza in apertura, si è, diciamo, auspicato da parte un po' di tutti una presenza un po' più solida proprio del comune di Civitavecchia, vista, insomma, la rilevanza del nostro comune. E tra i punti che sono all'ordine del giorno, tra quelli emersi, insomma, come salienti di questa assemblea, ovviamente la richiesta di rivedere il piano regionale dei rifiuti da un lato, dall'altro lato la cancellazione, come si legge subito dal manifesto di adesione del comitato locale No Mega Discarica, cancellare subito la zona industriale del comune di Allumiere ed impedire la trasformazione della vocazione agricola in industriale alla luce degli appetiti interni e limitrofi che si presentano. Tra gli aspetti inquietanti poi è stato messo in evidenza il ruolo dell'AMA che si avrebbe appunto in tutta questa operazione legata alla discarica e alla combustione dei rifiuti. Si è detto, insomma, l'AMA diventerà privata, quindi non c'è soltanto, insomma, un oltraggio al territorio, ma c'è anche forse il profumo di qualche affare molto molto ingente per quella che sarà appunto una società privata.